Ho appena finito di leggere un articolo fantastico del giornalista Stefano Feltri, dove in sostanza non riesco nemmeno a cogliere se fosse serio o ironico, francamente, però in sostanza accendeva un riflettore sul fatto che io e mia moglie, con milioni di follower, saremmo in qualche modo da regolamentare, perché opereremmo in una zona franca, in una zona grigia non regolamentata, perché siamo degli imprenditori e non potremmo dire la nostra, in quanto cittadini e in quanto coscienza civica e civile, no? E trovo assurdo che Berlusconi possa fare l'imprenditore, parlare di politica e fare politica, cosa che noi non facciamo, quindi tranquilli, amici, non c'è l'obiettivo mio, di mia moglie, di entrare in politica. Siamo dei cittadini e entriamo nel dibattito pubblico perché ciò che riguarda il nostro paese riguarda noi come riguarda voi. Ed è una cosa che io faccio da quando avevo 14 anni e quindi non vedo il problema che ci sia. De Benedetti può fare l'imprenditore e può dire la sua, Briatore può fare l'imprenditore e dire la sua, Montezemolo può fare l'imprenditore e dire la sua, Fedez e Chiara Ferragni vanno regolamentati. Allora, se c'è qualcosa da regolamentare, bisognerebbe partire prima magari dalle aziende che hanno preso magari dei finanziamenti statali e non sono mai state, non hanno mai, diciamo, rispettato dei vincoli che gli erano stati imposti.